Ehi, pirati scalmanati! Nelle precedenti guide abbiamo compreso il nostro punto di partenza, che è l'avamposto. Abbiamo conosciuto gli emissari, capito la nostra nave di partenza e conosciuti i vari raid che albergano in questo mondo piratesco. Ma con questa guida vi approcceremo al primo step per poter guadagnare rapidamente. È un qualcosa di fondamentale, perché se scoperto in ritardo vi farà perdere tanto oro e reputazione. Vediamolo subito. Col passare degli anni, il livello delle fazioni passò da 50 a 75 e oggi a 500, motivo per il quale in passato fu introdotto un sistema che potesse moltiplicare vendite e reputazione. Stiamo parlando della bandiera dell'emissario. Questa potrà essere acquisita da tutti gli emissari, fuorché la chiamata del cacciatore, alias il pescatore. Ed essa potrà essere acquistata a 20.000 monete d'oro quando un giocatore raggiungerà il livello 15 in una determinata fazione. In quel caso sbloccherà la possibilità di comprare una licenza da emissario dal negozio dello specifico NPC. Cacciatori d'oro, Ordine delle Anime, Alleanza del Mercante, Mietitore, Fortuna di Atena e i Sovrani. In questo modo, quando il giocatore affronterà la sessione, avrà modo di recarsi al tavolo dell'NPC per apporre un voto per issare la bandiera emissaria specifica di quella fazione, che potrete notare sulla poppa della nave o sulla coffa. Ma se vi state domandando cosa sono quelle barchette di legno sul tavolo, ebbene, mostrano quanti emissari sono presenti su quel server. Ogni bandiera inizia dal grado 1. Man mano che effettuerete azioni, come collezionare bottino o completare eventi per quella fazione, il grado salirà, fino ad un massimo di 5. Più il grado di fazione sarà alto, più oro e reputazione guadagnerete, vendendo bottino relativo a quella fazione allo specifico NPC, negli avamposti o presso i sovrani. Questa pratica è essenzialmente d'obbligo se il giocatore ha le tasche bucate e ha bisogno di guadagnare oro e reputazione nel minor tempo possibile. Vendendo tesori specifici dell'emissario, aumenterete anche un valore, che prende il nome di valore emissario. Questo valore vi permetterà di entrare a far parte di una graduatoria di merito mensile in competizione con tutti i player, e aggiudicandovi in determinate posizioni potrete ottenere oggetti speciali come bundle navali e oggettistica varia. Se non ci riuscirete, potrete ugualmente provarci il mese successivo. Non è una corsa contro il tempo. Tuttavia, non sarà semplice e noi vi consigliamo di raggiungere un livello emissario compreso tra i 700.000 e i 10.000, così da potervi aggiudicare i due premi mensili. Ogni volta che uno di questi emissari arriverà al grado 5 di bandiera, permetterà al giocatore di ottenere una missione speciale remunerativa interagendo con l'NPC di riferimento in un avamposto. Inoltre, quando avrete terminato di giocare, abbassate la bandiera, che vi garantirà oro e reputazione. Una bandiera abbassata a livello 5 vi garantirà 5.000 monete d'oro. Se questa piccola guida vi è piaciuta, mettete un like e attivate la campanella. Inoltre, noi Pirati Scalmanati non siamo soltanto un canale YouTube, ma una community italiana di Sea of Thieves. Passate a trovarci sui nostri canali di Discord e Facebook. A presto!